L'unico a perderci è stato il pubblico ed ovviamente il cassiere della Civitanovese che ha affrontato la corazzata Samb sul neutro a porte chiuse di Monturano per i fatti del dopo derby con la Maceratese. Al termine del big match della quinta di campionato, le due formazioni rossoblù si dividono la posta dopo una valanga di emozioni. 6 gol, 2 calci di rigore. Parte meglio la Samb con la Civitanovese che all'ottavo subisce il gol dal dischetto del motivatissimo Tozzi Borsoi e perde Aquino, espulso per il fallo da ultimo uomo. Al 35esimo tutto riequilibrato, Viti espulso per fallo da ultimo uomo e Amodeo che subisce il fallo da rigore e lo trasforma 1-1. Al 42esimo Civitanovese in vantaggio con Pintori che finalizza una puntata di Bensaia. Poi Degano sfiora il tris prima del riposo a cui si va con i virtuali padroni di casa sul vantaggio minimo 2-1. Tra il 18esimo e il 19esimo della ripresa però la Samb ribalta tutto. Prima Di Paola evita la guardia di Ficola e supera Agresta. Poi è il solito romano Tozzi Borsoi, desideroso di rifarsi dopo aver scontato le 3 giornate di squalifica, a colpire approfittando di un disimpegno errato di Cossu. 2-3. Al 23esimo Samby 9 per il doppio giallo a Franco. 5 minuti dopo il difensore della Civitanovese Mioni incorna vincente alle spalle di Fulop. La palla del definitivo 3-3. Le emozioni continuano fino alla fine, viene espulso anche Cossu per fallo da ultimo uomo, ma il punteggio non cambia più, 3-3, né vincitori né vinti, o forse sì, il pubblico costretto a non vedere il confronto più bello della giornata. Le emozioni non sono mancate certamente, ho assistito a una grande bella partita, peccato veramente la partita a porte chiuse perché credo che il pubblico si sarebbe divertito moltissimo e mancava la cornice appunto del pubblico che avrebbe coronato senza misure una partita bellissima con vari capovolgimenti di fronte. Credo che il pareggio sia il risultato più corretto perché a fasi alterne le squadre hanno comandato la partita, si sono affrontati credo con estrema correttezza, non ho visto falli cattivi, devo fare i complimenti alla nostra squadra ma sicuramente anche agli avversari, veramente una gran bella partita. La classifica dice poco, siamo alla quinta partita, quindi i capovolgimenti sono rapidi e si vedrà più avanti, però questa è veramente una grande giornata di sport e peccato che mancava il pubblico, veramente. Mi dispiace per i nostri tifosi e anche per i tifosi della San Benedettese, ovviamente.